La razza bovina reggiana, chiamata anche vacche rosse, è una razza autoctona della provincia di Reggio Emilia, Parma, un po' Modena. È nata nel luogo, ha una storia di circa 1000 anni, la origine in questi territori nasce dalle invasioni barbariche, è stata la progenitrice o la mamma della nascita del parmigiano reggiano, quando 8 secoli fa i monaci benedettini iniziarono la lavorazione delle prime forme di quello che è stato poi il parmigiano reggiano, la razza bovina presente sul territorio era la razza bovina reggiana, quindi la vacca rossa. Alla metà del secolo scorso fu sostituita da altre razze più produttive per diversi motivi, primo perché produceva meno latte e secondo perché era meno adatta alla mungitura meccanica. Mio padre venne dopo, tardi, proprio come si dice, la valanga delle mucche bianche e nere, e le rosse sono andate giù perché la rossa faceva 15-20 kg di latte, faceva fatica, invece la nera ne faceva 30-35, allora i contadini si sono orientati al latte. Fra le caratteristiche che stanno determinando il recupero della razza bovina reggiana, quindi delle vacche rosse, è quello di essere una razza che possiamo definire a basso impatto ambientale. Ha bisogno di pochissimi farmaci, è molto rustica, molto longeva. È una razza che è una grossa trasformatrice di foraggi, in particolare di foraggi che nel proprio ciclo produttivo, come i prati stabili, l'erba medica, sono foraggi che non hanno bisogno di molte lavorazioni meccaniche, quindi di arare, di dissodare il terreno, e tutte queste lavorazioni sappiamo che vengono fatte da macchine operatrici e quindi determinano un inquinamento. Non necessita di grossi quantitativi di acqua per essere allevata. È ottimizzata la razza reggiana proprio per un ciclo della coltivazione tradizionale, l'uso del prato stabile concimato con le feci, quindi con le feci della bovina e con anche irrigato con il liquame, concimato con il liquame, senza l'utilizzo di concimi chimici. Il latte prodotto dalle bovine di razza reggiana sono da oltre 70-80 anni conosciute come sicuramente migliori rispetto a quelle delle razze cosmopolite. Ha delle grandissime caratteristiche e qualità che oggi sono riscoperte, e fra cui appunto il fatto di dare origine ad un parmigiano reggiano che, se prodotto in purezza con il latte delle vacche rosse, ha delle caratteristiche organolettiche eccezionali. L'estrema palatabilità, il buon gusto che fanno di questo formaggio un alimento particolarmente gradito ai nostri bambini. Vorrei un bel pezzo di parmigiano reggiano delle vacche rosse. 24 mesi va benissimo perché riesco ad abbinarlo molto bene un po' dappertutto, in cucina con tutte le portate, con l'antipasto, un goccio di aceto balsamico. Il formaggio delle vacche rosse è un formaggio che viene controllato dall'origine, quindi la forma viene seguita dal giorno in cui nasce. La placca di caseina viene apposta sulla forma, viene tracciata dall'associazione, quindi di ogni forma viene garantita e si sa la data di nascita e viene seguita durante tutto il percorso fino a quando finisce sulla tavola del consumatore. Il formaggio che se ne ricava è un formaggio che matura più lentamente dell'altro parmigiano reggiano, ha generalmente un colore più paglierino, leggermente più marcato, e questo deriva dal fatto che la bovina è alimentata nel periodo estivo soprattutto con l'erba verde, attraverso i pigmenti che sono presenti una colorazione più marcata. Oppure anche coi dolci ci metto un po' di cioccolata fondente ed è buonissimo, oppure a volte anche quando ho degli invitati riesco a mettere la punta sul tavolo e faccio sempre bellissima figura. Quando utilizzato da pasteggio, il parmigiano reggiano delle vacche rosse nella quantità di 50-60 grammi offre approssimativamente 19 grammi di proteine. Quanti ne troveremmo attraverso l'assunzione di 100 grammi di carne o di pesce, ma col vantaggio di avere un minor contenuto in grassi.
possiamo stimare approssimativamente che 100 grammi di parmigiano reggiano delle vacche rosse vengono digeriti mediamente in soli 45 minuti contro un'analoga quantità di carne o pesce che richiede mediamente 3-4 ore di digestione. Non solo, la razza reggiana da sempre ha un contenuto di proteine totali, ma soprattutto di caseina nel latte più elevato rispetto a bovine di altre razze a parità di livello di produzione. Queste proteine, queste caseine, sono delle caseine un po' particolari. Il latte della razza reggiana è un latte che ha una composizione della proteina differente dalle altre razze. In particolare varianti genetiche della K caseina e varianti genetiche della beta caseina e della beta lattoglobulina, che è una proteina del siero, invece presentano soprattutto caratteristiche di una migliore attitudine alla coagulazione del latte. Questo si riflette su un migliore andamento delle operazioni di caldaia, una migliore gestione delle operazioni di caldaia e anche alla fine con dei migliori rendimenti dal punto di vista quantitativo. Con il latte di reggiana di solito si raggiungono delle rese di lavorazione, delle rese di trasformazione che risultano più elevate. Queste differenze del latte portano ad una differenza nel formaggio. Grazie al parmigiano reggiano delle vacche rosse, inoltre, il nostro bambino ritroverà anche una buona quota calorica, grassi animali e calcio. Il parmigiano reggiano delle vacche rosse è considerato un alimento indicato anche nella dieta del nostro anziano. E anche se raccomandiamo chiaramente un uso moderato nell'anziano con ipertensione arteriosa, in relazione alla quantità di sale che il formaggio potrebbe assumere in salamoia. È un formaggio diverso, è un formaggio che di solito è più ricco sia nella fase caseinica e anche nella fase lipidica. Questi lipidi, presenti come abbiamo detto in forma di acidi grassi a corta catena, si comportano in maniera molto similare agli zuccheri, quindi sfruttabili come energia libera. Gli ultimi, diciamo così, risultati della ricerca ventennale che abbiamo condotto, sempre legati al polimorfismo, la caseina KB e il genotipo KB e AB sarebbe legato alla presenza maggiore nel latte di alcuni acidi grassi. Gli acidi grassi essenziali sono lipidi che il nostro organismo non è in grado di sintetizzare autonomamente e che di conseguenza devono essere introdotti attraverso l'alimentazione. Nella dieta praticamente di tutti gli sportivi, sia a livello amatoriale che agonistico, è raccomandato l'uso di questo alimento, fondamentalmente per due motivi. Innanzitutto per l'elevato contenuto proteico e dall'altra per il fatto di essere un alimento ricco di acidi grassi essenziali che se da un lato favoriscono la produzione di massa magra e quindi di tessuto muscolare, dall'altra favoriscono la perdita di grasso. Ecco perché consumo parmigiano reggiano delle vacche rosse. Una delle ultime scoperte che abbiamo fatto attraverso la ricerca negli ultimi anni con la collaborazione delle università italiane ma anche di diversi paesi del mondo è stata la presenza in quantità estremamente elevate all'interno del latte e del parmigiano reggiano delle vacche rosse di quantità importanti di coniugati dell'acido linoleico. Gli acidi grassi poliinsaturi essenziali più importanti per il nostro metabolismo sono sostanzialmente gli omega 3 o acido alfa linolenico e gli omega 6 o acido linoleico, che devono essere assolutamente introdotti attraverso l'alimentazione. Per cui alla fine il risultato è un formaggio, diciamo così, diverso, particolare e che ha, diciamo così, un suo perché ad ognuno dei passaggi che noi abbiamo sinteticamente elencato.